Ecco. Prego. Adesso sta registrando. Poi ci doveva essere la componente romana, forse di Siano, perché ha detto che la mandavano anche per vedere quello che stava accadendo. Cioè, c'è qualcuno di nuovo rispetto a questa mattinata o siamo sempre questi? C'è Orazio. C'è Orazio. Ah, per venire là. Ciao a tutti. Alba Mediterranea. Orazio Ferniani di Alba Mediterranea in congiunzione da qualche giorno con The World of Change. The World of Change. Che era a Bologna. Siamo stati anche a Bologna l'altra vicina di storia. Allora, noi abbiamo deciso, abbiamo fatto un'attenta analisi della situazione contingente generale e della struttura potenziale raggiungibile da un'aggregazione come questa che adesso stiamo cercando di fare qua, e abbiamo deciso che, essendo noi abbastanza concreti e molto poco eterei, direi proprio, di cominciare a pensare a una forma di lotta contro il regime in maniera legale, ma assolutamente innovativa. E quindi perché non crediamo che in questo passaggio elettorale, nonostante la congiunzione di interessi che si possa concretizzare in riunioni successive tipo questa qui, che si possa riuscire a raggiungere quel numero statuente, una possibile forza elettorale innovativa che sorpassi tutti i vari ostacoli che hanno messo con questa legge del Rosatellum, per poter arrivare ad un 3% e poi poter incidere in maniera molto banale nella politica che poi succederà alla elezione. E quindi abbiamo deciso di boicottare queste elezioni. Come? Attraverso il legittimo voto di protesta. Scusami, va benissimo, però questa è un'iniziativa per cercare di fare un'alleanza. Il voto di protesta lo conosco e so anche come viene fatto, però non ci interessa, perché noi qui stiamo cercando di costruire qualcosa di positivo. Questa è una reazione. Adesso lasciamo stare, non voglio illustrare nel dettaglio, voglio solo dire che quando qualcuno dovesse pensare che aderire a una fazione multicomponita possa essere riduttivo e ininfluente sulla vita politica successiva che ne scaturirà da queste elezioni, può pensare e venire a vedere sui siti di Alba Mediterranea o The Walk of Change come è possibile fare una lotta alternativa al potere attuale. Chiudo qui perché mi sembra che a questo punto sia inutile. Sì, no, è la vostra posizione. È una nostra posizione. No, certamente. È un'alternativa di cui volevo mettere al corrente i partecipanti e che possono utilizzare andando sul sito di Alba Mediterranea o di Evolto Change. Grazie mille. Sì, esiste questa modalità di espressione di un voto di protesta, lo andate a vedere eventualmente sul sito, chiaramente essendo un voto di protesta poi non incide da un punto di vista politico.